sta bene a casa tua, Gianluca? Uno che conosco è venuto in macchina da Parigi per vedermi. Buonasera. Sì, brava. E dove dorme? Tra le sue cosce. Oh. Scusami. Ti devo chiedere un consiglio. No, puoi smettere 2 minuti, per favore, così non ci riesco. Ho rivisto Giulietta. Mi succede una cosa da pazzi. È qualche mese che provo una cosa strana quando ti vedo. Credo di essermi innamorato di te. Ma che cosa stai dicendo? Ti sei rincretinito? Ma che dici? Sono il padrino di tuo figlio. Ma insomma... Manca solo il piccolo Ludo, però... Sbomitazzata a un piatto incredibile interamente a base di mais. Ecco fatto, promessa mantenuta. Continuava con le sue cazzate. Era strafatto al momento dell'incidente. Perché non ti sei mai messa con me? Ogni volta che ti fai mollare ricominci. Lea! Non mi sono fatto mollare. Vincent, che succede con Max? Ti ho visto, piccolo imbroglione del cazzo. La regola è 1, 2, 3, stella, e poi ti giri. Max! Ne ho abbastanza delle tue angosce. Se non riesci a rilassarti, torna a lavorare, così ci lasci in pace. Da 15 giorni vi vedo fare gli amiconi e sento che vi mentite. Ma cos'è essere amici? È lasciare il vostro amico solo in ospedale per 15 giorni perché le vostre vacanze sono più importanti? Il premio Oscar Marion Cotillard. Dopo The Artist, il premio Oscar Jean Dujardin. Lo straordinario interprete di Quasi Amici, François Cluzet. Piccole bugie tra amici. Al cinema.